E ancora, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Parola di Dio. Rendiamo Rendiamo grazie a grazie a Dio. Dio. Adoriamo il Signore insieme ai Suoi angeli. Adoriamo il Signore insieme ai Suoi angeli. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Adoriamo il Signore insieme ai Suoi angeli. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. A lui si prostrano tutti gli dèi. Adoriamo il Signore insieme ai Suoi angeli, perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Adoriamo il Signore insieme ai Suoi angeli. Vicino, dice il Signore, convertitevi e credete nel Vangelo. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, la parola del Signore ci accompagna nel cammino della nostra vita e nel cammino della nostra fede. Dopo aver celebrato il tempo del Natale, che si è concluso ieri con la festa del battesimo di Gesù, questa festa fa da ponte tra il tempo del Natale e il tempo ordinario, appunto, che oggi riprende. Perché quel bambino che abbiamo contemplato nel presepe è l'adulto che inizia la sua missione. Prima dei segni hanno dato il valore a questa presenza di Gesù, del Figlio di Dio. Oggi è lui stesso che si presenta. Ieri l'ha presentato il Padre con il dono dello Spirito. Oggi è lui stesso che dice: ecco ciò che per cui è venuto. Due parole. Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
È un piccolo programma che poi lui stesso continuerà a sviluppare quando nella sinagoga di Nazareth dirà: lo Spirito del Signore è sopra di me, eccetera. La sua venuta quindi è una venuta che annuncia qualcosa di straordinario, d'un tempo che è finalmente arrivato. E lo dice la lettera agli Ebrei: Dio, che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Quindi la storia preparata, la preparazione alla venuta del Figlio. Ormai siamo giunti nella pienezza del tempo. Lo stesso San Paolo, scrivendo ai suoi cristiani della Galazia, diceva: Dio, quando è giunto alla pienezza dei tempi, ha mandato il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per liberare coloro che erano schiavi della legge, schiavi del male, schiavi del demonio. Quindi è giunto il tempo della salvezza, e la salvezza è una persona, è Lui, è Gesù. È Lui il Salvatore di questa umanità. Quindi se prima nel tempo del Natale abbiamo contemplato, e già anche questa lettera ci presenta una riflessione profonda sul senso della venuta del Figlio di Dio, ora siamo chiamati ad aderire, ad accogliere, a credere. E mi pare che Marco in questo brano del Vangelo ce lo dice subito. Se dice Gesù il tempo è compiuto, ecco la pienezza dei tempi, cosa dobbiamo fare? Convertitevi e credete. Conversione e fede. Cos'è la conversione? È vedere la vita con l'occhio di Dio. È vedere la vita con la luce che Gesù è venuto a portare, la luce della verità. Io sono la via, la verità, la vita. E quindi la conversione è cambiare mentalità e quindi anche la condotta della vita. Cambiare perché siamo ancora sotto la schiavitù dell'uomo vecchio, dell'uomo peccatore, della nostra condizione di fragilità. Abbiamo bisogno di trovare ciò che il Signore è venuto a portare, la forza del suo amore, del suo spirito. Ecco, l'uomo vecchio viene distrutto nella conversione e nella grazia che Dio ci dà. E l'uomo nuovo rinasce. Ecco, quest'uomo nuovo che ha bisogno di lasciare per trovare. Gesù, passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, poi più sotto Giacomo e Giovanni, queste due coppie di fratelli. E cosa dice loro? Venite, seguitemi. Ecco la sequela. Diventare discepoli, diventare coloro che accolgono non solo una parola, ma una persona. Perché la fede non è una fede astratta, teorica, culturale, dottrinale. Queste poi sono delle conseguenze. Ma la fede è in una persona, è in Gesù. Credere in Lui. Io sono venuto per portare la luce agli uomini. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Credere in Lui. Credere a quello che Lui dice e quello che Lui fa. E allora che fa Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni? Lo seguono, si fidano, lasciano per trovare, lasciano le cose di questo mondo. E lungo la storia quanti santi hanno avuto il coraggio e la gioia di seguire il Signore, lasciando quello che il mondo crede che sia la felicità, il benessere. Ecco cosa vuol dire convertirsi. Ci si converte all'amore e si toglie da noi ciò che ci impedisce di amare, il nostro egoismo. L'amore che vince l'egoismo.
Lasciare che cosa? Una mentalità di potere per una mentalità di servizio. Il potere, l'avere, il possedere, il governare con le nostre mani ciò che abbiamo. E questi quattro discepoli lasciano ciò che avevano di importante per la loro vita, il loro lavoro, la loro vita sicura, da pescatori, e lasciano la casa, lasciano quindi i beni, lasciano gli affetti, ma per trovare la vita. Ecco allora la disponibilità, la ricerca del vero bene che è Cristo. Oggi allora la parola del Signore ci invita proprio a questo: lasciare per trovare, seguire per vivere. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti sia gradita, o Signore, l'offerta del tuo popolo. Santifichi la nostra vita e ottenga ciò che con fiducia ti chiediamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore è mio re.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, la Beata Speranza di Gesù e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E a Dio nostro Padre ci rivolgiamo con la fiducia dei figli, perché Gesù è venuto ad annunciarci l'amore eterno del Padre. Sia fatta la tua volontà, come in cielo
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. Dio onnipotente, che ci nutri con i Tuoi sacramenti, donaci di servirti degnamente con una vita santa, per Cristo nostro Signore. Concludiamo la celebrazione e iniziamo il cammino della vita. Gesù è passato lungo le rive del lago e ha invocato, ecco, la richiesta, ha fatto la richiesta ai Suoi apostoli, quelli che saranno quei 12 che inizieranno il cammino
nella storia della diffusione del Vangelo. Ecco, anche noi siamo chiamati adesso a camminare dopo la parola del Signore, dopo aver contemplato la sua parola, a convertirci, cioè a seguirlo sulla via del Vangelo. Per questo preghiamo con questa preghiera anche dalla novena all'amore misericordioso. Gesù mio, lavami col sangue del tuo divino costato e fammi tornare puro alla vita della tua grazia. Entra, Signore, nella mia povera stanza e riposa con me. Accompagnami nel pericoloso cammino che percorro affinché non mi perda. Sostieni, Signore, la debolezza del mio spirito e consola le angustie del mio cuore, dicendomi che per la tua misericordia non lascerai di amarmi un solo momento e che sarai sempre con me. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.